Ciao a tutti ed eccomi qua in Dragon Quest Builder. Ci sono nella visuale dall'alto, indietro, perché è giunto il momento di arrivare al portale e andarsene via. Gli oggetti non ce l'abbiamo, logicamente perderemo tutto, come in ogni volta, in ogni città nuova che siamo andate. Andiamo, entra. Aspetta però, fammi mangiare, non si sa mai, insomma, dopo tutto che hai creato questa roba. Vai, entriamo. E sì, andiamo a scoprire la nuova città che ci attende. Non mi direi mica di stare per filarti senza nemmeno dare un saluto. Non può fare una cosa simile. Ah, scusami, non dovrei essere così egoista. Se Barbella fosse qui mi riempirebbe di schiaffi, ci picchia addirittura. Come puoi essere così senza cuore, eh? Davvero, tu e Barbella siete fatte della stessa pasta. Pensa, le ho detto che stavi per andartene e lei non ha battuto ciglio. Dai, dobbiamo andare a salvare. Vabbè, perché lo sa Barbella che dobbiamo andare a salvare qualche altra terra. Prendilo e tieni stretto. Ok, l'unica cosa che porteremo, ovviamente, è sempre lui, il Gran Martello. Andiamo. Non vediamo l'ora, cioè almeno io sto parlando al plurale, ma sono io che insieme al mio personaggio che non vediamo l'ora di andare a vedere e la nuova nuovo scenario. Sì, vabbè, l'unico che riesco a fare è sempre. No, non ho sconfitto tutti i troll, pensavo di averli sconfitti tutti. Va bene, trofeo guadagnato, sentinella di Sorgelia. Guarda che la ricetta della sentinella l'avevo sbloccata, della lira l'avevo sbloccata. Va bene, Tangel è ora disponibile. Una nuova isola è stata sbloccata a Terra Incognita. Poi faremo un salto a Terra Incognita perché sono un po' curiosa. Stavo anche pensando, praticamente, però, di finire tutti i capitoli e poi andare a Terra Incognita. A mio avviso c'è un altro. Ah no, capitolo finale. Beh, no, perché visto dello spazio non avevo letto capitolo finale, quindi tante gel. Andiamo a vedere. Vabbè, mia, ma è tetra, la situazione è molto, molto tetra. Ok, ora ci rifilano una bandierina. Il gioco della bandiera, cioè addirittura anche senza coso, cioè in costume, in mutande. Strato figliore, riesci a sentire la mia voce? Sì. Queste sono le terre desolate di tanto gel che abbiamo. Qui tutto è andato perduto, anche lo stendardo della speranza. No! Ci sono rimasta non male, malissimo, eppure io vedo qualcosa. Vai! Giovane Stratu, cerca l'uomo che ti aiuterà e trova lo stendardo. E sappi, figliola, che veglierò sempre su di te, sempre. Grazie, madre natura, arriviamo, andiamo. I pesi, perché ci ha dato pesi? Ma bada te, pensavo ci avesse dato il martello, ci ha dato pesi. Ma io non ho paura. Uno c'è una paura, non ho parole. Cioè, ho paura, in realtà, perché con pesi sa che ci fo. Ma bada te, io non ho paura. Oh, tizio! Oh, teso a lungo la tua venuta, Stratu. Sono moltissimi anni che ti aspetto. Tu sei la costruttrice di cui parla la profezia? Per piacere, permettimi di guardarti. Sei una ragazzina come te, è davvero la salvatrice di cui l'onnipotente Rubis ci ha parlato. Temo che ci attenda una strada lunga e impervia. Ecco, grazie della fiducia, comunque. Io sono Merlion. Oh, Merlino, già mi piace, Merlion. Il veggente di tante gel, seguimi. Oh, certo che ti seguo, Merlino. Merlion. Corri. Guarda che bandana e ciao, Merlion! Aiuto, sbagliato. Dell'altro fuoco. Ah, ti chiedo scusa, ma le mie gambe accusano il peso degli anni. Per favore, riposiamoci un po' qui. Non c'è nulla. Stratu, tu sei la servitrice dell'onnipotente Rubis. Sei colei il cui arrivo a te. Ho atteso per moltissimi anni. Se questo è vero, potresti dirmi come mai hai dipinto sul volto quell'espressione da patata lessa? E soprattutto, mi diresti per quale motivo, quando ci siamo incontrati, sei rivolta a me chiamandomi nonno invece di signore? Ma queste cose non hanno importanza. Avanti, rimettiamoci in marcia. Manca ancora un po' di per raggiungere la nostra destinazione. Oh, Merlion. Accidenti, vedo un sacco di falò. Seguimi, certo che ti seguo, Merlion. Yeah. Oh, yeah. Dimmi una cosa, ragazza. Per caso stai cercando di lasciarmi indietro? No, ma veramente sei avanti. Bah, non importa, anche se tu mi frustassi, non riuscirei a muovermi più velocemente. Adesso ho bisogno di riposare qualche minuto. Qui un tempo sorgeva la grande città di Tantagel, capitale del regno di Asgard. Adesso però queste terre coperte di cenere sono desolate e abbandonate, non offrono le condizioni adatte per la vita umana. E Tantagel ora domina l'oscurità e la felicità e la speranza non sono che ricordi di un lontano passato. A te, che sei costruttrice leggendaria, aspetta il sacro compito di riportare la luce su queste terre maledette. Ma mi chiedo se una ragazzotta come te riuscirà a compiere una simile impresa. Vai Trenzollo, Merlion! Avanti, proseguiamo! Vai Tranzollo, Merlion, noi siamo potenti. Ora ci vedi in mutande, ma fra pochino vedrai se hai un'armatura a fuoco e fiamme. Iron Man ci fa un baffo. Da dove passi?
Oh, vedi? Parla. Stratu, ti do il benvenuto nell'ultimo baluardo di vita rimanente in tutta Tantegel. Ti ho portato qui per ordine da Grande Rubis. E l'ha detto che questo logo sarà la base da quale farai partire la tua opera di ricostruzione. Come ben vedi, l'area è letteralmente circondata dalla morte. Per far tornare luce a Tantegel è necessario che prima tu riporti la vita su queste terre. Bene. Come detto, vuoi che ti parli della statua che si trova all'esterno? Ah, sì, ti accontento subito. È una scultura che ritrae una principessa che un tempo viveva in questa zona. Non so da dove venga né chi l'abbia portata qui, ma forse la benevola influenza della statua a tenere lontana l'oscurità da questo luogo. Devi riportare la vita in queste terre. Va bene, quando ti riterrai di aver trovato il modo di farlo, ti chiederò di recarti alle rovine del castello di Tantegel e di ricostruire la capitale del regno. Quindi, io so molte cose, ma non ho idea di cosa tu debba fare per portare a termine questo compito. Dovrai riuscirci da sola. Ottimo, vedo proprio grande fiducia, cioè più che altro grande parole di fiducia. Ci puoi essere d'aiuto, insomma. L'unico aiuto che posso offrirti è questo oggetto. Ecco, meno male, qualcosa ci ha dato. Posso essere una serena. Ok. Navi Vlogo. Oh. Ok. Che cosa mi dici, Stato? Credi di essere in grado di riportare vita in queste terre? Purtroppo da queste parti i materiali credi scarseggiano. Qui troverai solo rami spezzati e le ossa di uomini e di mostri. Bene, ah, oh, sì, proprio roba utile. Io sopravvivo. Non c'è nemmeno il cibo. Io sopravvivo esclusivamente grazie al poco nutrimento che riesco a ricavare dalle nebbie che calano in questa. Ecco, prendi. Permettimi di condividere con te quello che ho. Ok. Sappi che se ti venisse sete c'è una sorgente qui vicino, ma ti servirà un contenitore se vuoi portare l'acqua con te. Ok, sulla busta è comparso un nuovo indicatore della missione. Ah, beh. Se solo potessimo riportare la vita in queste terre. Vai, tranquillo, Merlion. Allora, intanto, tac, tac. Un po' di fiori. Facciamo uscire pure perché la vengo buia, eh. Rametti. Dieci, undici, dodici, tredici. Vai. Pomata. Sì, utilizziamo tutto. Bene. Così abbiamo anche la pomata curativa. Allora, io intanto mi metto questo qui, che è il nostro punto di riferimento. Per Dincibacco, cioè nemmeno devo andare laggiù in fondo. Mannaggia, ah, miseriaccia. Sto stendardo salva. Ok, posso salvare. Bene, bene. Costruisci un secchio che mi serve il ramo spezzato del corno gigante. Oh, ma non ho nemmeno il martello, non posso. Mamma mia, come siamo messi male, ma proprio male, eh. Andiamo. Occhio, perché questo se non mi ricordo male, questi droppano la stoffa, però niente stoffa per noi. Andiamo laggiù. C'è l'acqua. Prendiamo fiori. Ottimo, leggiamo il libro. È un libro di tutto il passaggio per Tantegel, volume quinto. Vuoi leggerlo? Sì? Non so quanti anni siano passati da quando sono partito da Cantrin, la mia terra natale, ma finalmente sono giunto a Tantegel. Che un tempo era la capitale del regno di Alfgaard. Purtroppo adesso la città non esiste più. Nonostante io sia ancora distante dal castello di Tantegel, sento già forte e inconfondibile odore della morte. Bene, queste terre che si trovano assai vicine alla fortezza di Dragonlord, più di tutte hanno risentito l'orrenda maledizione del mostro. Solo per una fortuna coincidenza, questa fontana filtrante non è stata colpita dall'anatema. Riempirò qui le mie borracce e continuerò il mio viaggio. Ok. Se tu stai leggendo il presente messaggio e intendi liberare queste terre dalla maledizione, ti consiglio di recarti presso la dimora dello studioso. Io progresserò il mio viaggio finché avrò le forze per farlo. Ogni passo che faccio, quest'area piano scendente diventa sempre più irrespirabile. Bene. Oh, vedi? Un nuovo indicatore di missione. Cosa c'è? Che è un tappo. Ottimo. Ritorniamo qua. Vediamo se è questo il punto X. Sì, è questo, l'accampamento.
Oh, vedi, leggiamo. Sulla cassa c'è una lettera che sembra essere stata scritta di recente. Non riesco a crederci, davvero non esiste limite alla sfortuna. Proprio quando avevo saputo che la costruttrice è finalmente arrivata e che ci sono speranze per l'umanità, le onde del mare mi hanno risucchiato e sono finito qui, in questa terra desolata. Avevo trovato un libro vicino a una sorgente e in esso c'è scritto che, dirigendosi verso nord, si può imparare a creare l'acqua santa, ma non ho scoperto nulla di interessante in questa zona. Userò le poche energie che mi sono rimaste per salire in cima a quella collina e da lì mi guarderò intorno. Il messaggio termina qui. Questo che cosa sarà? Porto via, ecco le ossa che ho visto, ci sono dei progetti. Le ossa mi sono costruita momentaneamente mentre venivo qua. L'abbigliamento, oh lì vedo che c'è dell'acqua con uno standard di Dragon Lord. Allora, ho fatto le queste, quindi proviamo a tornare in là. Dovrei andare a nord. Ritorniamo indietro, a nord. È il nemico, figuriamoci. Prova a salire, fammi risalire quella collina, a parte che non è sorta nessun'altra quest, però proviamo ad andare qua, su questa collina. Vediamo se riesco a scalare. Oh, c'è dell'edera, perfetto. E controlliamo un po', tutta cenere, vediamo se c'è qualche cosa che ci può interessare. Controlliamo, io non vedo proprio niente. Tutto scuro, mamma mia, non si vede proprio niente. Allora, io proverei a ritornare in giù. Vado qui alla sorgente, vediamo un po'. Mi era uscito stendardo, dovrei. Niente, non posso far fuori. Vai, Ale. Mucchio d'ossa, ho ottenuto. Ritorniamo un po' in un altro, vedi là, dell'altra acqua. Torniamo un po' al punto verde. Potetra la situazione, eh? Poi con questo bastoncino di cipresso posso fare ben poco. Qui c'è il mare. Vediamo un po'. Vediamo. Stato fame, purtroppo non c'è nulla con cui fare. Va bene, ciao. Ritengo che la sorgente che si trova qui vicino, che è l'unico luogo in cui possiamo trovare dell'acqua pura, sia il posto migliore dove iniziare la tua missione. Se vuoi. Ok, devo prendere. Ah, devo fare un secchio. Ok, mi sembra di aver preso la roba per fare un secchio, perfetto. Non mi ricordavo più che cosa dovevo fare, l'ho letto 2 secondi fa, bene. Andiamo a prendere l'acqua alla sorgente. Subito. Riandiamo di là. Oh, allora, attenzione ai nemici, poi andiamo di qua e andiamo in giù. Ok, e qui la sorgente. Prendiamoci un po' d'acqua. Un po' d'acqua. 4, vediamo. 5, ma l'acqua pura? 6. Ma è acqua normale, non è acqua pura. 7. 8, 9, 10, anzi ho perso il conto, 11, 12, 13, tutta acqua normale. Andiamo, vediamo un po' se quest'acqua può bastare. Ritorniamo da Merlion, fantastico Merlion. E vediamo, occhio a questo mio, ci dà un po' noia, lo vede, ci rincorre, ma non ho paura. Se solo fossimo portati in vita questa terra, niente. Ho fatto l'acqua, vediamo un po' che acqua vuole, riparliamoci. Poi magari ci dà un po' di sazietà, bene. Ritengo che la sorgente. Allora, se vuoi portare con te un po' d'acqua, forse dovresti provare a costruire un secchio cornuto usando i rami spezzati. Tra l'altro, la sorgente trovai sull'acqua. Una volta sulla riva ho visto un vecchio libro dall'aspetto interessante. Trova il modo di riportare della vita a queste terre. In realtà, un secchio cornuto l'abbiamo fatto, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, quindi serve acqua pura. Allora, riposiamo. Ci vuole l'acqua pura, quindi l'acqua normale non interessa, quindi dobbiamo stare lì a pescare quest'acqua pura. Ritorniamo là. Staremo tutto il giorno a cercare acqua pura.
secchio cornuto ce l'abbiamo, che poi che nome strano. Ma via, lo metto qua sotto. Allora via, ora dobbiamo lottare, via. Ok, poi, dai, su. Oh, acqua pura finalmente, 1, 2, 3, oh, meno male, 4, 5, alleluia, finalmente, ho trovato il punto giusto, 6, facciamo scorta, 7, 8, 9, 10, ok, trovato il punto dell'acqua pura, ritorniamo da Merlion, appunto, fatto lo stradello, io ti volevo scavalcare, girati, oh, dai, su, oh, vai, dai, forza, forza, oh, via, ma guarda te, oh, quanto ci è voluto, con questa armina, oh. Andiamo qua, niente, ancora non ho fatto niente, se potessi portare la vita in queste terre, costruisci, vediamo cosa posso fare, secchio, secchio, non posso fare proprio niente, scusami, io ce l'ho all'acqua, santa pazienza, ho fatto, l'ho fatto, cosa manca allora? Cosa manca? Tanto salvo. Allora, non si è sbloccato niente. Ora provo ad andare qua su. Qui c'era scritto che andava qua al nord. Vediamo un po'. Non riesco a crescere davvero, non esiste nella sfortuna. Avevo trovato un libro vicino a sorgente. Ho scoperto un interessante. Userò la poca energia e mi sono rimasto per salire in quella cima, in cima a quella collina. E da lì mi guarderò intorno. Allora, io, secondo me, bisogna trovare questo qui. Proviamo, dai, riprova a salire, prima magari non ho guardato bene. La liana. Tra l'altro non si capisce giorno, notte, qui è un bel macello. Allora, proviamo a fare una girata per qua. Allora. Giro, giro, tondo. Ah, io per qui non vedo, allora. Verso nord, va. Perlustriamo questa zona qui. Allora, partiamo da destra. Oh, l'unica fa così, altrimenti qui ci si leva le gambe, eh. Perché ho trovato l'acqua pura, ma non posso costruire niente. Ok. Oh, ma da te? No! Non può rispondere, è un cadavere. Ah, ecco, perfetto. Però accanto a lui ci sono delle parole scritte sulla cenere. Muro, cavo, scale nascoste. Muro, strato non riesce a leggere altro. Muro... Muro, cavo, scale nascoste. Muro, cavo, scale nascoste. Muro, cavo, scale nascoste. E che muro? Ah, a parte che qui non ci sono muri. Non è che... Poi mi prende qui. Niente, questo è tutto. Bruciato, non si piglia nulla. Muro, scale nascoste. Muro, scale nascoste? Muro, cavo. Muro, cavo, scale nascoste. 1, 2, 3, 4 parole. Muro, cavo, scale nascoste. Ma il muro quale? Il muro che mi viene in mente è... L'unico muro che mi viene in mente, perché questo non è muro, è quello vicino alla... Alla... No, non riesco a battere nulla poi. Alla zona dove dormo. Ritorniamo là. Proviamo a fare una perlustrazione là. Te credi, eh? Situazione, muro, cavo, scale nascoste. Ma era qua giù. Può essere là. Ma dove potrebbe? Era qui. Qui un muro, non vedo nulla, vedi tutto, è una collina. No, vai. Vai, intanto là. Muro, cavo. A vedere cavo. Perché comunque lui l'ha scritto qua giù. Vabbè, magari è venuto qua. Mamma mia, vengo buia, eh? Muro, cavo, scale nascoste.
Boh, ritorniamo un attimino laggiù, vediamo. Trova le scale. C'è da trovare prima di tutto un muro. Poi un cavo. E poi le scale. Ah, il muro è l'unico qui. Non vedo nient'altro qui, eh. Facciamo faccia lì. Muro, cavo, scala nascosta. Ah, non ho proprio idea. Va, riposiamoci. Muro, cavo, scala nascosta. Vediamo se posso studiare. No, posso studiare altro, non ho trovato altro. Adesso posso farmi l'abito semplice, prima mi sono fatta l'abito logoro. La torcia cosa ci serve? A me è blu, che non c'è nessun nemico blu. Muro, cavo. Devo trovare questo muro, il cavo. Benissimo, allora, mentre sono qui con la faccia a punto interrogativo e andrò in perlustrazione, io vi evito queste ore e ore di perlustrazione perché sicuramente è così. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, e la speranza che vi sia piaciuto, e fatemelo sapere se vi è piaciuto o meno. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E adesso a questo punto io vi dico ciao a tutti e alla prossima!